so cosa è che tu mi dici, allora, più forte. Più forte. Allora, frattiamo, erotica, ma anche e non complicato. Ma la gente va complicata anche quando è la materia che giunge la Francia, fu massacrato che vedevano della famiglia, che vedevano dell'altare, questa era la mia. Quindi era la famiglia del francese, chi combatteva contro di loro era complicato. Quindi, a suo lato detto, diciamo che Tagliano era il nome della patria. Il tenuto, il famoso capo massa, al quale furono troppo spesso attribuiti orrore e dignità, commessi da altri a massa, è pienamente rivalutato fra gli altri da scrittore Farinco, grande scrittore del poeta francese, nella cui casa Musetto, portato lì, sotto il ritratto del padre, il generale Napoleone, quando è stato inseguito da un maggiore di un gruppo, il segretario generale per le battaglie sostenute in Spagna contro il vino del Pesinato, è diventato generale, però era maggiore quando è venuto Tagliano, poi se lo preso, Tagliano era un problema. Allora, si definisce in messa nazionalista e legittimista, guaianista, dice il francese, gettando uno squarcio di verità su questo personaggio mitico e leggendario, denso di suggestione e pregno di arcano sapore. Fra diavolo personificato, lo sostiene il grande scrittore e poeta transalpino, quel tipo che si ritrova in tutti i paesi in preda allo straniero, il bandito legittimo in lotta con la conquista. Egli è in Italia, quello che sono stati poi nel destinato in Spagna, che per dire sempre però è eroe della storia di Spagna. Ha perso tanto di battaglia per il fatto di questo di lui. Quindi nel destinato di Spagna, che analisi in Grecia e la guerra a poterla scatenare in Africa, che il capo della scuola romantica, colui che ha esaltato sopra di ogni altra cosa l'anima umana, confermando l'imparzialità storica, volle riparare i gravi torti portati dalla leggenda interessata e partigiana alla fama di Michele Messa, che fu un singolare guerriero più lotta croai e forte. Lo storico è il quanto che ha scelto, siamo i francesi che rimangono la professione italiana, non da i nostri cosiddetti patrioni, lo storico è il quanto che ha scelto, che è stato in contatto con un compitore di testi a Monti, un grosso autore di Franco, scrisse che Michele Messa è una figura grande e drammatica, che non avrebbe meritato la caricatura popolare dietro la quale il vero figlio di modello su parte di tutto. Concludendo con le sottolineature che stabiliamo sul suo genere, un eroe e un grande patriota. Il The Rock definisce il pezzo il più formidabile capo degli insorti napoletani del 99, 1799. Il rap riconosce molteplici prove di generosità e di grandezza d'animo a riguardo di viaggiatori caduti in suo potere e di grado dell'interesse. Le date la prima accompagnate a Capua e a cui ci disse Mabello, se tu libri, ci disse Mabello che la gente non è pagata, né lui e né l'altro che la segretaria di Santiago, e che Santiago è stata anche dalla sua compagna. Egli ospitò e rispettò cavalierescamente alcune donne francesi, molti ufficiali, catturate su uomini e fatte accompagnare da Messa a Capua, dove è la danza dei francesi. Trattiamo con un uomo infamato, screditato, fatto passare da ribaldo. Da volgare il passatore, da sanguinare il mondo, quasi da la monarchia teocratica, ma la Santa Vergine, devoto portata
pochi personaggi hanno fatto crescere l'immaginario collettivo, come sappiamo. La leggenda che accompagna le sue imprese è legata allo strano soprannome di Battaglia, che suonò come un incubo alle orecchie dei fantaccini francesi inviati nella montagna di Verde nel meridione d'Italia tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Michele fu patriota, una sorta di eroe nazionale, cui viene riconosciuta la grandezza e una legittimità della resistenza alla vita e alla sottomissione. Venute come paese, la democrazia non si è sporca con il cappello del cigno. Il leggendario di pelle dal cuore generoso e nobile, sempre pronto e aveva fornito mille prove a usare tutto per il trono e per la Chiesa, era legato in maniera inscindibile alla cultura del proprio paese, con un profondo amore per il popolare nordestino, quello dei padri, reso sacro dalle coppie ancestrali, ed accettava con profondo rispetto le decisioni delle autorità secolari che conservavano il cielo della stirpe. La religione gli imponeva l'obbligo di osservare le regole morali. Per il pezzo la patria non era una parola vuota di significato, ma anche doveva dire tre cose: il suo, gli abitanti e la religione. Trasmessa di generazione in generazione, la prudenza del rischio della lotta sostenuta dal colonnello Pezza, duca di Cassano Moioni, in difetto della propria patria e del proprio re, e la morte affrontata solo per 5 anni per non venire meno alla sua fede, costituiscono la dimostrazione più lampante della sua resistenza di soldato che sempre parte su dalle ore intelligentemente e con un disinteresse che lo portò a sacrificare tutto, la vita. Ebbene, 13 di maturati possano dare le sue tasche per la paga alle masse. Chi è Fabiano? E le donne da solo per il la difesa del suo paese? E disperatamente con parte del fruttivo Santo Freire, contro una potente armata francese comandata da generali e da ufficiali superiori formati da cadetti militari prestigiosi, e il figlio del suo cadavere del padre assassinato dai liberatori che voltavano per la francese di Parigi, fratelli dei cadetti, giura di mantenere la propria posizione senza riflettere. È il comandante che, incontrandosi con il comodoro, il capo a Milano, il comodoro inglese Thomas Sombridge, restituisce un offerto di forti somme di denaro e richiede invece campioni di munizioni, provvedendo a mantenere i suoi 1700 uomini con fonti versati a tale scopo dai comuni partecipanti alla lotta contro gli invasori francesi. E il capo di una truppa di massa che annovera con 3 suoi effettivi, 4 ufficiali cappellani, Don Angelo Castello, Don Tommaso Morente, Don Corrado Costanzi e Don Francesco Cassetta, e in chiuso Don Salerno Bonelli. È l'uomo che paga di gran forza le enormi debiti alla Chiesa e quindi durati, contratti in nome del re della Chiesa del Tempo, prevedendosi i beni, il vento ma che lui e la sua famiglia che apparire. Frattiamo infine l'eroe, come abbiamo già accennato, che a metà di 35 anni, ricordo gli onori, colonnello dell'esercito borbonico, beneficiario di talento di Italia del 1500 giurati, all'offerta del ministro della Polizia Cristoforo Saliceni, il corso, come la prima parte, Cristoforo Saliceni, che gli propone di aderire alla causa francese in campo della vita, del grano, del titolo nobiliare, della rendita, forza ad un'altra carica dello Stato, rifiuta finalmente, preferendo il capello piuttosto che passare tra le linee dei conquistatori che giudicavano e pensavano saccheggiando. Questo sarebbe l'infame e segretario Fabiano, chiamato a mantenere l'interno della comunità del Regno di Giuseppe Bramante, poi fare un po' in maniera contenta di scattare per bastirsi di maggiormente per i vari paesi in proprietà con zone, oppure fare. E ancora più eroico perché il leone della volontà, diceva bene, il leone era quello che ha fermato alle Termopoli con 300 uomini come lui a Sant'Andrea, quelli i paesani, i fratelli e i paesani, i grandi contro l'esercito francese, la potente, perché avevano 3 eserciti e questo è un paese
molto malato, vado lucidato, quindi addirittura di questa chiesa c'è stato un documento che parla di 60 morti, c'erano rimasti i malati, convinti che la chiesa non ci ha spostato, no? Invece chi è stato bruciato vivo, il documento dice comunque che si è bruciato vivo, oppure si fa come in parte di Italiano. Quindi questi sarebbero i fatti che noi facciamo, chiamata la mente del re, e ancora più eroico perché il leone della Napoletana non rinuncia al suo impegno fino a comunque ai bisogni della guerra, benché sappia che la sconfitta sia inevitabile. Questo è molto importante, perché era sicuro, nonostante che sapeva che era la bestia, aveva una famiglia, ha finito di morire piuttosto che servire i francesi. Questa è la cosa più importante, non che era convinto di Vincenzo, no, sapeva già che era un ricchissimo e molti avevano tradito, e fatto lui e pochi uomini, questa è la cosa importante. Perché dei tradimenti, delle disezioni, perché comprenda qual è il costo della storia. Il piazza del capo che è morì, consente di vedere questi anni. Che comporta e che sia indossando l'uniforme di comandello corporeo e con l'intervento di due di Cassano, con gli occhi. In ultima analisi possiamo dire che di grandezza fu uno dei più importanti e prestigiosi valori che incontrò anima e fiamma con la resistenza del suo padre e delle parti. A Federico della conquista del Piano Napoli, assieme al cardinale Fabrizio Russo, uomo della Santa Fede che battezzò fortunato quanto spesso il peso umano, catalizzando la fiducia di centinaia e centinaia di uomini tutti e spiegati. Di che bellezza che solo con una guerriglia particolare ha provocato sentimenti di forte ambivalenza in tutti coloro che si sono avvicinati alla fiducia di Luna. Da una parte erano attratti dal suo valore di combattente e dalla sua intelligenza, dall'altra erano per questo spaventati